Al CIAC adesso anche un'isola robotica, non vi fermate mai? Beh, non possiamo fermarci se vogliamo essere una risposta seria ai fabbisogni delle aziende del territorio e dare una risposta occupazionale importante per i ragazzi. È un mercato questo che per i giovani c'è ancora in prospettiva futura, in prospettiva lavoro? No, non c'è ancora di più, nel senso che noi non riusciamo a rispondere attualmente a un fabbisogno che corrisponde anche a una crescita che in quest'ultimo anno, ultimi due anni, si sta verificando, fa bisogno delle aziende che non hanno problemi ad acquistare tecnologia, come abbiamo sentito dire dagli imprenditori, ma che fanno fatica a trovare risorse umane. È difficile spiegare alle famiglie che questo è uno sbocco in un momento in cui tutti mirano alla laurea. Ma è più che altro perché probabilmente c'è poca conoscenza di come è cambiato l'ambiente manifatturiero, quindi oggi le competenze che vengono richieste in ambito produttivo sono competenze che sono molto più complesse, molto meno centrate sulla manualità, ma molto più centrate sulla capacità di mettere in rete cognizioni ed esperienze diverse, quindi è un modo di essere in ambienti tecnologicamente avanzati che richiede sicuramente un approccio anche didattico diverso. Di fatto noi stiamo anche cercando di modificare la didattica in funzione delle competenze nuove richieste. Oggi l'isola robotica, ma state preparando a Ivrea qualcosa di più? Ma a Ivrea abbiamo colto l'occasione di dover spostare una sede per avviare un corso in sistema duale per creare un ambiente didattico fortemente incentrato sull'innovazione. Dove il primo anno i ragazzi si muovono in un ambiente di simulazione di impresa, quindi la simulazione di impresa come metodologia didattica, e poi il secondo e terzo anno con progetti case studio generati da aziende madrine che vedranno i ragazzi presenziare per il 50% delle ore del corso. Quali sono le possibilità di sbocco occupazionale per questi giovani? Beh, se non ci sono criticità personali su questi corsi il 100%. Per le aziende quanto è importante che ci siano strutture come queste, scuole come queste che formino i giovani? Ma è di vitale importanza perché sempre di più, oggi come oggi, la professionalità è richiesta, è una formazione base richiesta importante e sempre più elevata. Quindi queste scuole come queste, che tra l'altro è stata fondata decenni fa anche da mio padre, che con piacere oggi ricordano tutti, mi riempie d'orgoglio, è fondamentale avere delle scuole professionali che si portino avanti coi tempi, quindi in questo momento oggi abbiamo inaugurato questo aspetto della robotica che, come ho detto prima, è fondamentale per la competitività delle aziende nostre nel nostro settore. Qui in Canavese è l'unico modo per poter continuare ad essere competitivi e quindi garantire occupazione, garantire risorse economiche, è quella di puntare su questi aspetti di automazione, robotica e la formazione dei ragazzi che sempre di più sono degli operatori linea, non esistono più gli operai, esistono gli operatori linea, gli operatori macchina, questo è importante. Possiamo dire che la vostra famiglia ci ha visto lontano quando è partita con l'Enfapi, avevate capito che il futuro era qui, nel creare sul territorio quel personale che poi vi serviva? Ma guardi, i macchinari si comprano, i capannoni si fanno, però le aziende senza le risorse umane non vanno avanti, senza la capacità delle persone non si va tanto lontano, quindi è fondamentale puntare sulla formazione dei giovani. Oggi ce ne sono tanti che hanno voglia di riprendere e riportarsi forse anche nel mondo industriale della meccanica, perché poi tutto è nato qua nel Canavese grazie alla meccanica negli anni d'oro ormai di decenni fa. Comunque è importantissimo riportarsi e portare avanti questi aspetti di formazioni ad alti livelli. La figura di un tecnico ad alta specializzazione nel settore manifatturiero oggi forse sul mercato del lavoro è più spendibile di qualche laurea che porta poi ad essere solo un disoccupato di lusso. Credo che ci sia poca conoscenza di quelle che sono le aziende, le industrie al giorno d'oggi. Sono completamente diverse rispetto a quelle di una volta ed è sicuramente premiante il fatto di lavorare all'interno di aziende che hanno e che seguono l'aspetto tecnologico, l'industrializzazione di prodotti che portano a un'esasperata spinta dal punto di vista tecnologico. Questo è importante ed è sicuramente da spingere, da portare i giovani a puntare su questo settore anche.